Vabbè, signore e signori, buongiorno. Buongiorno. Altro giro e altra corsa. Oggi piovosa giornata abruzzellese. Dici sigla. Sigla. Questo impacchettato come suo solito, come tutti i monumenti che andiamo a vedere, è il Palazzo di Giustizia. In Europa, in questo momento, ma a parte di tutto il mondo, ogni volta che noi andiamo ovunque, i monumenti sono impacchettati. C'è poco da fare, signore e signori. Funziona così. Procediamo verso un'altra meta, andiamo a vedere la cattedrale. C'è anche un bel vedere. Ma col vento che c'è? Siamo entrati in una chiesa di Bruxelles che, se voi vedete qua, sembra tutto a posto, tutto ok, va bene. Però adesso andiamo a vedere l'altare maggiore. Guarda. Se notate, va dritta e poi finisce storta. Finisce proprio che cambia. Chissà perché. Non c'era spazio, evidentemente. Non ho mai visto una chiesa storta. Ma cosa strana. Dove siamo? Notre Dame du Sablon. È Notre Dame. La sta signora delle sabbie, perché Sablon. Perché praticamente dice che qui c'erano le sabbie gialle. E allora? Il Sablon sarebbe le sabbie gialle. Va bene, andiamo a vedere questa chiesa. Dopo lavoro poi. È bella anche la piazza fuori la chiesa, molto elegante. Cosa è mai dentro? Che cosa c'è? Non si sa. Ed eccoci nel pieno stile gotico. Perché ricordiamoci, il gotico nasce proprio qui. In Belgio, è vero o non è vero? Se vi ricordate la serie di quest'estate, vi ricordavo che il gotico nasceva sempre in tutti i posti dove eravamo. Classica cattedrale gotica, né più e né meno. Forse un po' meno che più. Come imponente la strada con il Palazzo di Giustizia in fondo. Peccato che è impacchettato. Attento. E qua ci sono i musei. Siamo nella parte della City, facciamola così. Bella, oh, bella, bella. Una gran bella città, assolutamente, da proporre alle gite. Chissà perché viene sempre scartata. Perché si dice che si approdi a Bruxelles dopo che hai girato tutte le capitali europee, giusto perché non hai altro da fare, è l'ultima che ti rimane. Ma chi l'ha detto questa cosa? Lo dicono anche le guide. Che brutta cosa. Quasi come se fosse considerata una capitale di serie B, in realtà però è molto, cioè sorprende l'ospite quando l'ospite ci arriva. Esatto. Cosa gigantesca, ma guardate, ma guardate, ma guardate, ma guardate. Esagerato. Esagerato. Oggi è davvero la scoperta di qua dietro, sembra di stare a Londra, palazzi londinesi, cose del genere. Guardate, qui siamo. Adesso facciamo un giro a 360 gradi. È molto bella, davvero molto bella. E quella è la torre del municipio, dall'altra parte, che praticamente è proprio al centro della città e che sovrasta qualsiasi cosa. Guardate questi giardini anche, però c'è. Andiamo a fare questa cosa. Immergiamoci dentro la luce e i suoni. E quindi cos'è? Sento dei suoni, delle luci, le luci si muovono. Oh mio Dio! Ma di fatto non capisco cosa stiamo facendo. Io mi sono immerso, è tutto a posto. E poi succede qualche cosa se mi... Perché abbiamo vinto? Penso che la cosa suoni. E la cosa suoni. Niente. Va bene, procediamo. Bruxelles stazione centrale. Stazione centrale, ho detto io. Vogliamo scimmiottare un po' con la stazione centrale di New York? Carina, carina, procediamo. E siamo arrivati alla cattedrale di San Michele, pare sia. Sì. Mi sembra. Non solo San Michele, anche Santa Gudule. Ma chi è? Gudula, insomma. Allora, è impacchettata anche lei. È impacchettata anche lei. Non ce la posso fare. Davvero. Davvero. Che sfiga.
Mamma del carro, ma perché? Comunque, questa è proprio gotica. Procediamo, andiamo all'interno. Anche quella è gotica, ma qua dà proprio l'idea di quello che deve dare. Andiamo. Ed è così all'interno, un po' più pompata, più o meno lo stile. E ovviamente lo stesso, qualche statua in più. C'è il rosone, ecco qua non c'è il rosone per esempio. Va bene, entrare in cattedrale è tutto, basta, il pulpito, esagerato. Passeggiando entriamo nella Galleria Royale di Saint-Hubert, guardate come bella, è enorme. E quindi facciamo un po' senza ombrello, anzi mi posso anche levare questa cappuccia, mamma mia ragazzi. Ah, ma voi non sapete la mia bizzarraggine. Mi sono confessato in inglese. Mi andava di confessarmi, non mi confessavo da secoli e secoli anni. E quindi ho sentito grosso e forte questo bisogno, questo desiderio incessabile di confessarmi. Incessabile. Comunque l'ho sentito. Ignorante. Va bene. Apprezzo a te, ma già confessato forte. Il legno peccato di scondo. Amen. Ciao. Santo subito. A me. Mi sento molto leggero questo momento. Che bella questa galleria. Ho deciso che questa città mi è piaciuta assai. Guardate che carina anche questa strada del centro storico da dopo la galleria. Ci passiamo subito. Belle le illuminazioni di Natale che sembrano dei lampadari. Parcato per l'ombrello, porca miseria. Guardate i lampadari, carino. Sembra di stare tra Londra, Parigi, invece sei a Bruxelles, che ha una sua caratteristica tutta particolare. Qua si mangiano le cozze per 58 euro. Procediamo. Ed eccoci qua, siamo al ristorante del nostro albergo, che alla fine fa una cucina, penso, marocchina. Comunque molto carino, e prendiamo una zuppa di lenticchie e un pane, olive, fantasia, queste qua. Teniamoci leggeri, poi andiamo al supermercato e ci capiamo il cioccolato. Va detto questo, procediamo. Saluti da Bruxelles. Da Bruxelles. Ciao da Bruxelles. Ciao. Siamo arrivati a Essen Crown Hotel e questa sera mangiamo tutto e di più, partendo da una zuppa, tanto ci siamo tenuti leggeri oggi, quindi se siamo potuti scofanare un buffet che dopo possiamo vedere. Siamo seduti in questo, su un seggiolone praticamente. Sì, mi sento molto scomodo. Guarda, no? Io sto arrivato a comunque, la telecamera, un po' di presenza su questo nuovo telefono, ancora non lo sappiamo usare. Granato. Allora, abbiamo mangiato per il momento. In maniera tremenda. Vacca. Vacca. Abbiamo mangiato per il momento due minestroni e poi un assaggio di varie paste sfatte. Comunque erano lasagna, pasta all'arrabbiata, non era arrabbiata per niente. Pasta alla bolognese, non era bolognese per niente, era una pasta al sugo di olive e un po' di carne fuggita ogni tanto. Guarda me, dice quanto è la location del carne. Poi abbiamo mangiato la pasta al salmone, panna salmone e limone, buona, dei ravioli un po' crudi, ma insomma comunque non erano crudi. Sì, è un po' crudi. Ma perché non sono andati a... In ogni caso, buono, ora sarà che io mi adatto e mi piacciono queste cose, però sono tanto contento di stare qua, è bello, bellissimo, sta benissimo, siamo in culo al mondo, noi soli, lontano da tutti i problemi di tutti i giorni, o problemi di tu. Che mi hai portato a fare? Qualcuno mi devo portare da solo biscocciolo. Lasciami a casa. Procediamo. E dalla camera di albergo di Efteling, avanza. Artefatto 2. Ci vediamo domani. Ci vediamo da Efteling. Ciao. Ciao. Scoperta di... Sì.